Io voglio essere come San Tommaso, proprio lui, l'incredulo. Ora cerco di spiegarmi. Tommaso, quello che non ci crede, è così che è passato la storia. In realtà non è vero, lui ci crede alla risurrezione, non si fida subito della parola degli altri apostoli, però nel corso della sua vita ha sempre manifestato il suo entusiasmo per Gesù. Pensate che qualche giorno prima aveva detto proprio a Gesù: vengo anch'io a morire con te. E questo è uno che non ci crede, è uno che non ha fede. Voglio essere come Tommaso non solo per l'entusiasmo con il quale si è sempre rivolto a Gesù, ma anche perché la sua non è una fede da credulone. Lui ha bisogno di indizi, di qualcosa di concreto per poter credere. E in fondo siamo così anche noi. Crediamo se qualcosa o qualcuno ci sostiene, sostiene e aiuta la nostra fede. Tommaso non cerca e non vuole le prove scientifiche della risurrezione, ma vuole fare qualcos'altro, vuole vivere una esperienza vera con Gesù. E nel momento in cui Tommaso incontra il Signore risorto, da quel momento tutta la sua vita, tutta la vita di Tommaso è dedicata a Gesù, con entusiasmo, con impegno. Anch'io voglio essere come Tommaso. Buona settimana!